culo. Anche lì già avevo smentito. Vai. Filomena, allora Aldo Pappalardo sarebbe contento, credo, no? Di questo che avete creato qui alla scuola elementare di Angri, secondo circolo in via Da Vinci. Io credo che ci siano ragazzi, ma non solo, che si stanno avvicinando grazie alla vostra professionalità, sì, di Anna, a questo sport. Certamente, con Anna è stata l'inizio di un'avventura, come già precedentemente avevo detto, e solo grazie a lei che riusciamo ad ottenere dei risultati. La nostra società vive da 3 anni, come vedete ci sono i piccoli che cominciano proprio a tenere la racchetta in mano e man mano imparano i colpi e poi insegniamo loro a gestire una partita, perché è tutto sotto l'aspetto psicologico, diciamo che loro potenziano le capacità di concentrazione e tanto altro. E poi ci sono anche gli adulti che vengono a divertirsi, a imparare, e diciamo che si è creato un gruppo famiglia che però vive lo sport, perché il tennis tavolo, contrariamente a quanto si può pensare, non è un gioco, ma è un vero e proprio sport. E dove vuole arrivare la vostra squadra? La nostra squadra nel giro di 3 anni ha portato a casa già dei bei risultati anche a livello non solo regionale, nazionale. Devo dire purtroppo grazie a me, perché ho cominciato prima di loro e mi alleno intensamente 4 volte a settimana. E poi nell'ambito femminile diciamo che siamo di meno, quindi portare a casa il risultato è più facile. Però i bambini già hanno cominciato a fare le loro gare regionali, provinciali. L'anno prossimo cominceremo a fare un'altra esperienza. Ci iscriveremo al campionato di D2, non con la velleità di volerlo vincere assolutamente, ma solo per fare esperienza per noi, ma soprattutto per i bambini. C'è una società che cresce con i piccoli che stanno andando fortissimo già alle loro prime esperienze con questo sport del tennis tavolo, e cresce con gli atleti più grandi, quelli che già da qualche anno vanno fortissimo. Parliamo del tennis tavolo Aldo Pappalardo, che qui ad Angri, alla scuola elementare del secondo circolo in via Da Vinci, si allena praticamente tutti i giorni per far sì che si possano ottenere risultati importanti, ma soprattutto inserirsi in un contesto socio-sportivo di grande rilievo. Tutto questo grazie a un'allenatrice di grande livello, Anna Smijevskaja, e a Filomena Della Gloria, che è una delle giocatrici che meglio stanno interpretando il ruolo di giocatrici ed educatrici qui per questa associazione sportiva della tennis tavolo Pappalardo. Noi sentiamo le interviste con una annotazione: il piccolo Simone, che forse sarà uno dei protagonisti del futuro del tennis tavolo, e il campionato di D2, che vedrà protagonista questa squadra l'anno prossimo. Beh, altro che sport minore, altro che disciplina da mettere insomma in un cantuccio, questo è uno sport a tutto tondo, un tennis tavolo fatto dai bambini fino agli adulti, con tanta voglia di farlo, ma soprattutto anche un allenamento specifico che bisogna seguire. Anna, tu sei da tanti anni in questo settore, come si fa a far capire ai bambini cosa fare in questo sport? No, prima di tutto devono divertirsi, perciò cominci con i bambini piano piano a imparare, a insegnare di mandare palline in campo, e dopo già fanno le partite, i giochi, eccetera, eccetera. Anche faccio lo stesso discorso con adulti, perché quando vengono qua, vengono per distrarsi, divertirsi. Però... quindi il metodo di allenamento è uguale? Sì, uguale, perché comunque tutti quanti hanno bisogno di lavorare e divertirsi. Quindi allenamento sì, ma divertimento innanzitutto. Sì, soprattutto. Poi c'è l'agonismo, perché sì, l'anno prossimo partecipate a un campionato, mi diceva Filomena che non c'è la voglia, o meglio, c'è la voglia di vincere, ma sì, cercando sempre di fare del bene dal punto di vista sportivo e di divertimento e socio sportivo. Ecco, voi come vi programmate verso il prossimo anno? Sì, il prossimo anno dobbiamo giocare, devono prendere esperienze, perché è la prima esperienza che prendono tutti quanti, bambini e adulti. Fra 2 o 3 anni spero che saliamo. E il tuo obiettivo personale? Personale, che stranieri potranno giocare anche in serie minori, perché io voglio appoggiare i nostri adulti, bambini, per piano piano crescere e salire in serie A superiore. Purtroppo posso giocare solo in serie A. Bocca al lupo. E crepi. Ha ragione.